mia esperienza è partita da un discorso osservativo. Quindi io prima di arrivare alla fotografia ho fatto molto visuale. Quindi per questo io, quando tu parliamo di ingrandimenti, io già so cosa aspettarmi, capito? Quindi, allora, quindi il discorso arco secondi, gradi e compagnia bella, nella mia mente non parte proprio. Parte il discorso fotografico, nel senso io faccio una somiglianza, ok, se osservo a 40 ingrandimenti lo vedo così, se osservo a 80 ingrandimenti lo vedo così. Quindi mi aspetto l'oggetto, già mi immagino l'oggetto come deve essere. Quindi è naturale, so che determinare poi in base all'esperienza. Questo poi alla fine è tutta una questione di esperienza. Che poi è naturale, poi ci sta chi dice ok, io invece voglio fare una cosa, voglio sapere, per ottenere il braccio di Andromeda, per vederlo molto dettagliato, molto sfumato, allora come mi devo mettere, calibrare l'immagine, come devo fare, il gain a quando lo devo mettere, l'esposizione a quando, allora quella è una cosa molto scientifica, perché poi si calcola anche addirittura il FOV, che in fotografia c'è tutta anche una questione di messa a fuoco, una questione dell'angolo della focale, come è bello, che poi ci sono dei calcoli matematici dietro a tutto questo, che è una cosa inverosimile. Gli astrofili che vanno a guardare la matrice di Bayer, ad esempio, quindi per capire come è composto l'LRGB, oppure l'RGB, cioè la composizione dei colori, quindi come vengono sovrapposti tra di loro. Quindi in base a quello poi dice ok, io mi aspetto l'immagine in un certo modo, mi aspetto l'immagine che venga con determinati colori. E, quindi diciamo che è un settore molto molto molto, diciamo, particolare. Quindi il mio obiettivo è quello di farvi fare più esperienza quando il tempo si risistemerà, quindi portarci proprio al discorso fotografico con tutti i parametri, quando muoviamo i livelli, quando vediamo il grafico, quando vediamo l'istogramma, e quindi aggiustiamo appresso appresso la fotografia e otteniamo il risultato. Quindi perché è la pratica che tu dopo ti fa fare esperienza. Poi è naturale, poi tu per uso personale, che tu vuoi istruirti di più, vuoi imparare di più, è una cosa giusta. Ed è giustamente, ma questo poi è un corso che dovremmo fare solo di astrofotografia, dove tu fai un corso solo di astrofotografia, e quindi lì in quel caso assumi un linguaggio tecnico più appropriato, perché c'è gente che capisce di più del quello che stiamo dicendo. Siamo una classe mista, quindi essendo classe mista dobbiamo adeguarci con un linguaggio che non sia né troppo difficile e né troppo anche semplice, da dire che anche se comunque però più sai e più vuoi sapere, più vuoi, no, ma quello veramente è giusto, ma tu arriverai pure tu a farti le domande come se le fa Michele, però è naturale che la tua esperienza, per esempio, è diversa io dalla tua, perché tu vuoi iniziare la domanda della reflex prima, perché voglio evitare voglio evitare la collega al computer, voglio evitare, cioè voglio tenere la fotografia. Allora, la reflex lavora su due fattori. Ma perché mo a me mi abbassi questo, poi per esempio fra un anno, non lo so. La reflex lavora su due fattori, è il tempo di esposizione e l'ISO. L'ISO sarebbe la sensibilità che tu gli dai alla camera, al sensore, e il tempo di esposizione è l'otturatore, quanto tempo deve stare aperto per acquisire luce. Con le camere abbiamo il gain e sempre il tempo di esposizione. Il gain va a sostituire quello che fa l'ISO. Però ovviamente le due camere non possono essere paragonate tra di loro, perché la camera che nasce per l'astrofotografia è sicuramente molto più sensibile di una reflex, più dettagliata di una reflex. Quindi non possiamo fare un discorso parallelo, possiamo fare solo un discorso parallelo tra questi due oggetti, solo che quando riguarda il gain ISO uguale ISO, esposizione uguale esposizione, solo quello ci hanno di identico. Poi il resto, le camere, per quanto riguarda le reflex, ci sta chi ci fa fare la modifica, quindi ci toglie il filtro IR,
se la fanno raffreddata. Quindi poi fanno la macchinetta più dedicata all'astrofotografia, ma non sarà mai come una camera vera e propria, che nasce proprio già così in quel modo. Quindi tu con la Reflex sai che c'hai una diagonale molto grande, difficile che perdi un oggetto fatto insieme alla Reflex. Poi è naturale che tu devi sempre calcolare la tua focale, quindi 1500, che tu hai un C6, diviso la diagonale della Reflex, un FPSC che può essere 23, 25, quindi diciamo un 25. Intorno a quello staremo 60 ingrandimenti. Quindi tu ti immagini, ecco il discorso, ingrandimenti, quello è 40 ingrandimenti, quindi che hai un campo un po' più, quindi vai a respingere la luna, perdi il bordo nero, per intenderci. Quindi vedi soltanto la luna, non vedi tutto il contorno che sta attorno, con la tua focale nativa. Se prendiamo invece un riduttore di focale, o mettiamo un telescopio che ha una focale più corta, è naturale che la stessa diagonale mi darà ingrandimenti minori. Quindi tu devi farti questo ragionamento, è un ragionamento molto pratico. Bassi ingrandimenti vuol dire largo campo, alti ingrandimenti vuol dire campo più ristretto. Sì, però dipende anche da poi dipende anche dall'oggetto. No, dipende anche da F, dal rapporto focale. Cioè non è che i 40, i 60, i 50 ingrandimenti sono uguali per tutti quanti. No, è quello. Sì. Il rapporto focale indica la luminosità. Altra cosa. È un'altra cosa. Cioè, per esempio F4, F5, F6, F10. Cioè, i 40 ingrandimenti sono. Sono uguali, sono identici. È la luminosità che può variare. Se per esempio faccio una fotografia, giusto? Allora, partiamo, fotografia, 40 ingrandimenti. Sì. Ok? Su un telescopio F10 la vedrò più scura. Se la faccio con un telescopio F5, sarà l'immagine con lo stesso tempo di esposizione, sarà più luminosa. Però il cambio inquadrato è sempre lo stesso. Il cambio inquadrato è sempre lo stesso. Non cambia niente. Pensavo che variasse un po' anche il cambio inquadrato, invece no. No, perché l'ingrandimento è quello è l'ingrandimento. Quello per questo fa la diagonale, cioè quello è il quadrato che tu hai. Non hai altro. Ok. Quindi tu immagina che ne so, ecco, tu questo è il tuo campo, tu in questo campo qua c'entra, mo è lo stesso, quindi la camera sta riprendendo uguale questo oggetto qua, ma è naturale, questo oggetto può variare, può essere più scuro o più luminoso in base al rapporto focale. Quindi per questo poi il rapporto focale che cosa fa? Vuol dire che se io con una camera ci impiego, faccio un esempio, con l'F10 per ottenere un risultato più luminoso dovrò fare un minuto di esposizione, con uno strumento, con una focale più luminosa, quindi un rapporto focale più basso, vuol dire che impiegherò meno tempo per ottenere lo stesso risultato dell'F10.